Allora, eccoci di nuovo in diretta, buongiorno a tutti. Oggi pomeriggio siamo alla nostra seconda diretta, prima l'abbiamo fatta con Milano Pride e abbiamo raccontato il Pride che ci sarà a Milano. Adesso con enorme piacere, veramente, ho ospite Antonio Monopoli dello sportello Transala a Milano. Dico con enorme piacere perché Antonio è una persona squisita che si è sempre e continua sempre a battersi per tutelare i diritti delle persone transgender e transessuali. Chi conosce un po' la storia in Italia lo sa benissimo. E quindi per me, io ci tengo personalmente a questi argomenti, e quindi per me è un grande onore averti. Ti ringrazio moltissimo perché sei qua con noi oggi, per quello che fai ogni giorno attraverso lo sportello, ma quello che fai proprio ogni giorno anche a livello di comunicazione, di impegno sociale. E per il fatto che moltissime persone attraverso lo sportello, attraverso quello che fai, possono avere un riferimento fondamentale. Questo non è una piccola cosa, è una cosa di grande valore. Allora, lascio, benvenuta e ti lascio la parola per raccontare un po' alle persone che ci seguono, a chi seguirà poi la diretta dopo, perché rimane sulla nostra pagina Facebook. Di raccontarci appunto cosa fa, quando è nato, un po' la storia, che cosa fa oggi ancora lo sportello Transala a Milano. Intanto grazie per avermi invitata a questo evento. E allora, racconto un po'. Lo sportello nasce nel 2009 per una mancanza del territorio. Nel senso, io ho iniziato il mio mettermi al servizio delle persone trans nell'anno 2002. Poi a un certo punto, 2008, fine 2008, io conoscevo già alla Milano e ho È stato chiesto, sono andata a una. bussare. Come? Ok, sono andata a bussare alla Milano la porta perché volevo creare un punto di Sì, no, riferimento. vai, vai. Un punto di ascolto, un punto di accoglienza all'interno dell'organizzazione. Quindi Vincenzo Cristiano poi ha cercato di rendermi responsabile del servizio dove tuttora appunto opero. Sono 12 anni che abbiamo questo sportello che ormai è diventato la punta di diamante sulla Lombardia. Nell'ultimo anno, esattamente l'anno scorso, abbiamo raccolto i dati, ho ricevuto all'interno del servizio 350 persone trans. Nonostante comunque la pandemia, nonostante comunque le restrizioni, noi abbiamo svolto anche i colloqui in remoto. Perché? Perché la richiesta è alta, è altissima e quindi non ci siamo fermati. Nonostante comunque intorno a noi il mondo si era in qualche modo fermato, noi non ci siamo fermati perché le persone chiedevano un sostegno, un confronto, infatti dal 2014 organizzo anche dei gruppi di auto mutuo aiuto, gruppi di confronto, gruppi di condivisione dove le persone vi partecipano e condividono la propria quotidianità. Poi nel 2014 abbiamo aperto questi gruppi solo ed esclusivamente per le persone trans. Poi nel tempo ho pensato di allargare il target e accogliere anche i genitori, gli affetti, perché penso che gli affetti hanno bisogno di risorse per cui attingere e accompagnare il proprio affetto, fratello, sorella, figlio. Tra l'altro, proprio questo sabato, 28 di maggio, dico bene, abbiamo iniziato a organizzare, a svolgere i gruppi di auto mutuo aiuto per i genitori. E c'è stata una richiesta da parte di un genitore, e lì appunto ho
fatto un sondaggio e come primo gruppo per me è stato un successo perché ho avuto veramente 5 genitori che hanno partecipato a questo gruppo intimo, che ci siamo confrontati sulle, come dire, problematicità che magari i genitori riscontrano nell'accompagnamento del proprio figlio o figlia che fa il transito verso il maschile e il femminile. Certo, questo è importantissimo perché poi non ci si deve sentire soli. Assolutamente. Perché quello che si vive è importantissimo, perché riguarda la nostra vita. E essere accompagnati anche dalle persone care che abbiamo intorno a noi è fondamentale. Questo vale per qualsiasi cosa che ci riguarda e ci tocca personalmente, a maggior ragione. Quindi dicevi appunto. Che è nato. Ecco. Ti sento a scatti. Mi senti? Okay. Sì, adesso ti sento meglio. No, siamo forti. Eh sì, infatti, quando ti chiedo, nel momento in cui ti chiedo una cosa, siete partiti nel 2009, giusto? 2009, esatto. 12 anni fa, sì, esatto. 2019 abbiamo fatto una festa, una mega festa, okay, per i 10 anni del servizio. È stato veramente bellissimo. Com'è? Ok. Ci sei? Sì, ci sono. Ti stavo chiedendo come è cambiato l'approccio delle persone. Com'è cambiato l'approccio delle persone? Da 2009, cosa è successo, no? In questi anni. Avrete, no? Sì. Ti sento poco. Oggi cosa succede, no? Quindi oggi, non so, le persone, nel 2009 le persone sicuramente aspettiamo qualche secondo, dai. Pronto? Pronto? Sì, ci okay. Sono, solo che adesso ti sento, adesso Antonio? Sento. Ti sto sentendo. Ok, benissimo. Allora, sto dicendo. No, fa niente, andiamo avanti. Perdiamo qualche secondo, ma andiamo avanti. Ti stavo dicendo, dal 2009 ad oggi, cos'è cambiato? Le persone ovviamente magari nel 2000 ad oggi venivano, avevano un certo tipo, diciamo, anche di, non so, di domande e cosa. Oggi com'è? Se vuoi fare una piccola riflessione su questo. Ma guarda, allora, dal 2009 a oggi sono cambiate molte cose. Devi tenere presente che appunto siamo partiti nel 2009 con un'apertura mezza giornata il mercoledì mattina e adesso invece, nonostante la richiesta continua a essere alta, infatti c'è una lista d'attesa di un mese, però noi abbiamo due aperture, quindi il mercoledì e il sabato, dalle 10:30 alle 19:00, nonostante ciò c'è una richiesta che comunque c'è, si fa attendere anche, c'è una lista d'attesa, c'è. Le richieste un po' sono sempre le stesse, come dire, perché ancora oggi, purtroppo, nonostante sono passati 12 anni dall'apertura del servizio, le richieste sono, non so, la possibilità di un'alternativa al lavoro, oppure, che ne so, persone che sono discriminate sul luogo di lavoro,
oppure che ci sono persone trans vittime di discriminazione nel contesto lavorativo o magari anche nel contesto familiare, persone che magari non arrivano a fine mese, fanno fatica, o persone che magari vogliono fare la transizione, e quindi cioè, per ogni richiesta che mi viene fatta è stata fatta negli anni, ho cercato di attivare dei dispositivi apposta per far sì che le persone trans possano avere una facilitazione nella loro quotidianità. Come per esempio, no? Nel caso ci sono soggetti che chiedono di voler intraprendere la transizione da maschio a femmina o viceversa, da femmina a maschio, io attivo la mia rete, la mia equipe, perché dietro di me ovviamente c'è un'equipe di professionisti privati, convenzionati, che lavorano anche all'interno di istituzioni tipo sanità o anche università. Io ho 4 terapeuti a disposizione, 3 da supporto, un tecnico, dove il tecnico rilascia sia la diagnosi, sia il nulla osta per iniziare una terapia ormonale, e sia relazione, la perizia da presentare poi in tribunale. Ho un'endocrinologa che collabora con me da qualche anno, e ho anche un avvocato tra l'altro un avvocato trans, che è da un paio d'anni che è anche sindaco del suo paese, che è l'avvocato Gianmarco Negri. Sì, lui ha si è avvicinato allo sportello 5 anni fa circa, e da lì appunto ha coltivato, oltre all'amicizia, ha coltivato anche una collaborazione per accompagnare le persone trans nell'iter legale. Poi vabbè, adesso come adesso, da quest'anno abbiamo vinto un bando dell'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, dove abbiamo la possibilità di alcune risorse per collaborare con la Fondazione Human Age del gruppo Manpower, dove lì c'è questo progetto che si chiama Talent Lab, un affiancamento nella ricerca attiva nel mondo del lavoro e anche della formazione scolastica, nel caso qualcuno ha una mancanza, quindi si cerca un attimino di dare delle risorse. Tra l'altro adesso l'8 di giugno faremo una call, una riunione dove si coinvolgerà anche la Camera del Lavoro del Comune di Milano, dove con loro desideriamo aggiornare e ripubblicare degli opuscoli, o degli opuscoli che si trovano anche sul sito dello sportello trans, che sarebbero opuscoli transessualismo e lavoro. Okay. Sono appunto degli opuscoletti da dare ai datori di lavoro, informare che le persone trans possono adottare, che ne so, un badge con il nome di elezione, oppure una mail con il nome che si viene ad acquisire, con il nome di elezione, cioè adottare l'alias, il famoso alias, che adesso appunto se ne parla tanto, se ne parla all'interno degli atenei, se ne parla all'interno dei licei. Se ne parla anche in Comune di Milano, grazie alla consigliera comunale Monica Romano, che ha presentato una mozione che è stata discussa. Io ho assistito alla discussione, che mi ha invitato carinamente, mi ha invitato perché ci conosciamo dal 2002, io e Monica Romano, e appunto mi ha detto di andare ad assistere alla discussione. Questa mozione parla appunto di un riconoscimento dell'identità di genere, quindi un registro delle persone transgender, gender non conforming e non binary, dove appunto tutti i documenti di competenza del Comune di Milano verranno rettificati con il nome che la persona desidera essere chiamato.
ho chiamata. Se ne è parlato molto in questi giorni e credo che sarei d'accordo con me, è una grande conquista, è un grande conquista di civiltà. Assolutamente. È un passo in avanti, è un passo in avanti. Io penso che siamo in un momento, come dire, maturo per cercare di far sì che alcuni cambiamenti si adottino. Infatti io anche, come dire, con un gruppo di persone, promotori della proposta di legge Nanni, esattamente l'11 maggio ho consegnato con Arcigay Pavia, con l'assessore, con il consigliere comunale, con il consigliere regionale della Lombardia, Simone Berni, assessore, con appunto 10.000 firme per cercare al presidente della commissione regionale queste 10.000 firme per la discussione della legge contro l'omo, bi, lesbo, transfobia a livello regionale, ovviamente, perché appunto è vero che in questo periodo anche Zan ha ripresentato la legge integrale, no? Il decreto di legge redatto da lui. E quindi appunto ora se lo si fa anche, no, come è successo per il registro nuovo, se lo si fa, no, in ambito locale, poi questo è sempre un aiuto per costruire, no, quello che poi può diventare una legge nazionale, no? Perché è un esempio, si parte, è un punto di partenza, no? In questo caso fondamentale, cioè io ci tengo a dirlo, fondamentale, perché anche in base a quello che è stato il risultato si è visto che la politica ha corrisposto a quelli che è, diciamo, chiamiamo i desideri della società, quello che c'è nella società, no? E questo è veramente fondamentale, perché a volte c'è questa, no, discrepanza, no, tra la società, come cambia, e la politica, no? Che sembra appunto a volte non riuscire a recepire i cambiamenti o non voler recepire i cambiamenti. La notizia di quello che è successo appunto a Milano in merito al registro di genere è veramente una grande cosa, veramente una grande cosa. Allora, volevo chiederti ancora, due cose. Allora, uno, fammi un po' un elenco dei servizi che lo sportello trans offre a 360 gradi, un po', così almeno le persone, se avessero bisogno, possono contattarvi. Quindi andiamo, ovviamente, tutela e tutto quello che riguarda, però fammi tu magari un po' un riassunto dei servizi che offrite. Senz'altro. Allora, come dicevo prima, noi abbiamo una equipe di professionisti convenzionati, privati convenzionati, dove appunto, come dire, seguono tutte le fasi della transizione. Io poi, come dire, quando li incontro, i soggetti, gli utenti, di solito io li accompagno in questo percorso. Capita che magari ogni tot, ogni due, tre mesi ci rincontriamo, cerchiamo di fare il punto della situazione, cerchiamo di capire appunto quale risorse o quali dispositivi mettere in campo per cercare di aiutare una persona che sta svolgendo questo transito. Quali sono le richieste, diciamo, che più avverti da parte delle persone? No, perché poi alla fine in questo tuo percorso lavorativo, e non solo, perché direi che non è ovviamente solo lavorativo, no, tu ascolti le persone, no? Quali sono le richieste più importanti che di solito ricevi? Ma guarda, la richiesta più grande è quella di essere ascoltati e essere guidati. Infatti io faccio la guida cercando di, come dicevo, anche di incontrarli spesso, una volta ogni due mesi magari, cercando di fare sempre il punto della situazione, cercando anche di toccare
il settore familiare, amicale, scuola, transito, lavorativo, cercando di capire laddove c'è bisogno del mio aiuto per far sì che io li possa aiutare, li possa guidare, faccio degli incontri anche con i genitori, cercando di mettermi a disposizione nel fare da mediatrice. Secondo te qual è il supporto più importante che si può dare come prima cosa a una persona? Ma in primis l'ascolto. L'ascolto è essenziale, perché la Ok. persona vuole essere ascoltata per tanto tempo, quindi ha cercato di reprimere la sua identità, il suo desiderio di voler transizionare verso il genere opposto. E quindi, come dire, io cerco di ascoltarli. E poi appunto, ripeto, attivo dei dispositivi per far sì che la persona sia facilitata nel percorrere il percorso che sta per intraprendere. Senti, quali sono le difficoltà, non tanto magari da parte vostra che avete l'esperienza e tutto quanto, quindi sapete come fare, ma all'esterno, cioè in questo percorso nel quale tu cerchi, percorso che anche tu fai insieme alle persone, però appunto come hai detto c'è una rete e questo è fondamentale, no? Però poi ci sono degli ostacoli che vengono un po' da fuori. Oggi come oggi, quali sono questi ostacoli contro i quali ancora bisogna combattere? Se sono anche ostacoli burocratici, per carità, però quali sono, secondo te? Ma allora, gli ostacoli sono, come dire, la possibilità di avere, che ne so, delle case accoglienze per l'anzianità trans, per esempio, no? Perché bisogna pensare all'anzianità trans. Oppure, non so, anche alla formazione per operatori sociosanitari, operatori infermieristico. Perché comunque c'è, cioè, io so che appunto una ragazza trans che è all'ospedale e mi guarda, l'hanno inserita nel reparto maschile ancora, e cioè, nonostante comunque lei ha rettificato documenti e senza aver fatto l'intervento chirurgico, quindi diciamo che le difficoltà ci sono ancora oggi, cioè nel mondo del lavoro, per esempio, dove appunto una persona trans si candida per un lavoro e viene rigettata, viene negata la possibilità di quella cambiatura, quel lavoro, perché magari appunto una ragazza trans, senza i documenti conformi all'aspetto. E viene appunto, come dire, rimbalzata perché si pensa ancora che una trans possa, che ne so, portare scandalo all'azienda, o magari appunto chissà cosa io, chi mi assumo, no? Cioè, c'è ancora questo stigma trans uguale prostituzione, no? Diciamo che le difficoltà ci sono ancora, ci sono. Io ho creato un'isola felice per far sì che con i professionisti con cui collaboro si cerca di facilitare l'accesso a ogni, come dire, situazione e struttura. Per esempio, io dal 2009 che io sono, essendo una peer educator, il presidente di Alla Milano mi ha inserito anche all'interno di progetti di prevenzione HIV. Infatti, quest'anno io mi trovo a coordinare l'unità di strada dove una volta alla settimana, infatti stasera io uscirò con l'auto e una collega a distribuire profilattici, tè, caffè, ma anche somministrare i test di vari HIV dove è gratuito e dopo 20 minuti sai l'esito del test. E quindi c'è, cioè, come dire, noi collaboriamo con questo progetto, collaboriamo con un'equipe di infettivologi del San Gerardo di Monza,
dove qualora l'esito del test è positivo, noi cerchiamo di facilitare l'accesso al Trangelago di Monza per far sì che l'equipe infettivologi si prendano carico della ragazza che abbiamo scoperto che attraverso il set che è positiva. Però poi ovviamente se la ragazza ha bisogno di fare ulteriori test, noi la sifilide per esempio, oppure non so, desidera fare una consulenza sulla PrEP, pre-esposizione, chiesterebbe un farmaco per prevenire il contagio da HIV. Diciamo che noi cerchiamo come servizio, come organizzazione, la nostra mission è cercare di salvaguardare la salute psicofisica della persona che fa la transizione, o che comunque c'è, cioè, anche altre persone, però ovviamente nel mio settore transessuale, proprio appunto questa specificità dal 2002 che continuiamo a coltivare delle relazioni, cioè coltivare anche una rete per far sì appunto che la persona non si senta sola, appunto come tu dicevi prima, non si senta sola proprio perché appunto c'è un servizio, ma a dire un servizio, c'è anche una rete di professionisti dove appunto si mettono a disposizione per far sì che la persona non si senta sola. Assolutamente, perché poi credo che sia fondamentale questo, perché appunto nel momento in cui ci si sente soli, poi non si ha magari il coraggio appunto di chiamare lo sportello, si inizia appunto a pensare di affrontare le cose anche da soli, e che come ogni essere umano non sempre siamo capaci di affrontare le cose da soli, no? Perché magari non le conosciamo fino in fondo dentro di noi. E il supporto che può dare un'attività come la vostra può aiutare molto invece in questo senso. Tu parlavi prima del discorso del lavoro, no? Sì. Che è fondamentale, veramente fondamentale. Su questo che cosa ancora si può fare? C'è ancora tanto da fare, che cosa si può fare? Ma guarda, anche lì io penso che comunque si potrebbero, appunto, questa esperienza che noi stiamo svolgendo con questa fondazione Human Age, gruppo Manpower. Si potrebbe far sì che appunto anche altre agenzie interinali potrebbero, come dire, prendere esempio da questi professionisti per cercare anche loro di, come dire, anche organizzare delle formazioni interne per far sì appunto che anche loro si sentano, come dire, facilitati nell'accompagnare nel mondo del lavoro le persone in transizione, perché comunque è essenziale che appunto, come dicevi tu, appunto, sì, per noi è essenziale avere una indipendenza economica, avere un lavoro, essere, come dire, realizzati, anche perché, come dire, senza le risorse economiche, una persona trans si sente anche demotivata per certi versi, no? E quindi il lavoro è Non importante. deve sentire, secondo me, una persona non deve sentire che il pregiudizio degli altri poi sia la colpa del proprio modo di essere, no? Cioè, uno deve dire: ok, allora c'è il pregiudizio degli altri, non va bene, io devo essere valutata per persona come sono io. Non deve capitare invece che uno pensi che purtroppo il binomio di dire non vengo, non ho un lavoro perché sono in una fase di transizione e quindi ovviamente succede questo. Questo è sbagliatissimo perché credo, almeno dimmelo tu, per un discorso proprio anche di tua esperienza, forse alla base c'è proprio il pregiudizio, no? Certo, Nel discorso del lavoro, no? certo. Perché una persona può essere bravissima in un lavoro indipendentemente da tutto, no? E quindi una persona deve essere valutata. Essere messa alla prova, Ma e essere valutata deve essere valutata per le competenze che ha. le competenze che ha. Esatto.
Esattamente. Sì, ma non per l'aspetto, perché appunto è una trans o un trans, perché sì, ok, che appunto diciamo che il tasso più alto di discriminazione siamo noi donne trans che, come dire, subiamo questo scotto culturale, no? Però ci sono anche i trans, che chi fa il passaggio da femmina a maschio, che anche loro, quando si presentano con documento non conforme all'aspetto, anche loro hanno discriminazione. E quindi, come dire, per certi versi, come dire, cioè bisogna guardare le competenze di una persona, la formazione scolastica, le competenze, le esperienze che ha fatto nei lavori precedenti, per far sì appunto, per far sì dare a loro la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, anche perché, come dire, sono persone. Senti, Però tu che ti sei data veramente sempre tanto da fare per questo, hai scritto anche libri, che sono una testimonianza, hai partecipato a convegni e tutto, che è fondamentale. Sicuramente avrai visto anche cosa succede all'estero, no? E a che punto si è in certi paesi. Cosa succede? Quali sono le realtà negli altri paesi? Noi dove stiamo rispetto ad altri? E noi siamo in Italia, siamo un pochino indietro rispetto al nord Europa, e siamo molto indietro e dovremmo cercare di, come dire, far sì che andiamo più avanti, no? Cioè cercare di allinearci all'Europa. Certo, diciamo che oggi come oggi, anche in altri paesi, tipo l'Ucraina, purtroppo le persone trans vengono discriminate, anche in Russia, per esempio, o anche in Turchia. Cioè, ci sono paesi ancora oggi che discriminano le persone trans, anzi, cercano anche di ostacolare, no? Appunto, prendiamo l'esempio dell'Ucraina, dove appunto le persone trans non possono fuggire dal loro paese perché appunto, come dire, la legge marziale dai 18 anni fino all'età di 60 anni fanno il reclutamento per appunto per combattere la guerra, e molte trans che non hanno il documento conforme all'aspetto purtroppo sono rimaste lì, non fanno fatica proprio ad andarsene. Però appunto al di là di questi paesi, appunto ci sono nel nord Europa paesi in cui, come dire, la società accoglie le persone trans, cioè nel senso che comunque facilita i percorsi. No, a noi Certo, quello che c'è anche manca. l'esempio. Dimmi. Allora, secondo te cosa manca? Manca meno pregiudizio? Cosa manca? Manca innanzitutto una legge. Una Ok. legge che tutela le persone LGBT plus, come il DDL Zan, ma anche l'approvazione di una legge. Una persona si deve sentire tutelata. Manca la formazione culturale. Cioè, manca appunto, come dire, anche perché di risorse economiche probabilmente non ce ne sono, però, come dire, bisogna cercare di far sì che attingiamo alle risorse che ci sono, per cercare di far sì che si abbatta i giudizi e i pregiudizi. Come dicevo Certo, poi prima, giudici, come dicevi prima, scusa. la formazione è essenziale per gli operatori sociosanitari, operatori infermieristico, oppure che ne so, gli operatori dell'arma, carabinieri, polizia, anche perché cioè io ho avuto delle segnalazioni durante la pandemia dove c'era
Green Pass o l'autocertificazione dovevano presentare a chi li fermavano, e loro la facevano, le persone trans facevano il coming out forzato, perché sulla l'autocertificazione c'era scritto il nome, cognome anagrafico. Mi manca, come dire, una formazione a 360 gradi, quindi abbattere questo giudizio per giudizio, quindi cercare di fare formazione e lo strumento per acculturare le persone. Assolutamente sì, sono d'accordo con te, anche perché poi non è che una cosa che succede in un momento può creare un disastro, no? Cioè è un discorso che una persona si trova in una difficoltà estrema, no? Non può succedere questo. Nel momento in cui sei in una situazione, qualsiasi persona sia coinvolta deve avere la cultura, la maturazione culturale per saper come fare in quella situazione. Cioè non esatto. Deve essere tutto sempre addosso alla persona che può essere poi ingiustamente vittima, ma anche tu che stai dall'altra parte devi sapere come comportarti, no? Perché questa è un po' la civiltà, no? Perché sennò è sempre un qualcosa che deve andare addosso alle persone, no? Cosa che ti arriva sempre addosso, no? Parlavamo un po' di stigma prima, no? Se vogliamo un po' anche così, questo stigma ti porta poi ad avere appunto da parte delle altre persone questi comportamenti che poi in pochi secondi magari a volte fanno dei danni enormi, no? Perché non sanno come affrontare le cose, e questo non è giusto che accada, assolutamente, per rispetto delle persone. Allora volevo a questo punto, quindi nella speranza anche che, quindi mettendo in evidenza quanto è importante il lavoro che fate come sportello, perché appunto abbiamo tirato fuori delle problematiche che ci sono e che vanno assolutamente superate, perché è il benessere psicologico e fisico della persona in toto, quindi il lavoro e tutto quanto, vorrei che tu dessi ancora i riferimenti dello sportello in modo tale che le persone, nel caso in cui avessero bisogno, sanno come fare, sentiranno, vedranno questa nostra diretta e quindi potranno avere dei riferimenti. Allora, puoi dare l'indirizzo del sito, quello che vuoi. Sì, allora l'indirizzo del sito è sportellotrans.alamilano.org. Mentre la mail è sportellotrans@alamilano.org. E c'è anche un numero di telefono dedicato che l'abbiamo chiamato Linea Amica Trans. Il numero è 3 3 volte 7 07 96 33, dove possono contattarmi anche via WhatsApp nel caso magari appunto io sono impegnata, sono occupata nei colloqui individuali il mercoledì o il sabato, io appena ho la possibilità poi li ricontatto per cercare di capire cosa hanno bisogno, se hanno bisogno di un appuntamento, fissare un appuntamento. Io preferisco veramente fissare un appuntamento con la persona o telefonico o anche in presenza, anche per cercare di dare molta attenzione a chi mi trovo di fronte, per far sì, per fare il punto della situazione sulla sua vita e da lì poi cercare di affrontare, come dire, il percorso che appunto vuole intraprendere, ecco. Come voi anche, come sportello dove siete fisicamente, come zona di Milano? Noi siamo in zona Chiesa Rossa, più o meno Grattosoglio, in via Pietro Boifava 60/A, che è raggiungibile con la metropolitana verde Capolinea Bettegrasso oppure con il tram 3:15. Ci troviamo, è una via strana, infatti lo dico spesso a chi appunto poi deve arrivare in ufficio, è una via strana perché ha i numeri civici che si trovano all'interno della via, quindi okay. Magari appunto il tom-tom poi cioè, li porta altrove e quindi magari poi mi chiama e dice ma dove sei?
quindi hai fatto bene, che così almeno uno sa che deve trovare il numero civico, insomma, in quel modo lì. Poi avete le. Noi siamo all'altezza del garage del Carrefour. A campo c'è una farmacia, di fronte, dall'altra parte della strada ci siamo noi, c'è appunto degli scalini, c'è un cortile aperto. In fondo a questo cortile aperto a piano terra ci siamo noi, ci siamo. Quindi non è tanto difficile. No, va bene, anzi io invito le persone, nel caso in cui avessero bisogno, di contattarvi, assolutamente. Poi ci sono le varie, immagino, pagina Facebook, Instagram, giusto? Sì. Tutta la C'è la parte del pagina Facebook dedicata allo sportello trans, pagina Instagram io non l'ho creata perché appunto poi, come dire, io se per caso qualcuno, ormai siccome io sono 20 anni che faccio attivismo, quindi mi contattano da ovunque, sul mio profilo Instagram oppure sul mio Facebook personale, o anche su LinkedIn, perché sono anche su LinkedIn. Quindi diciamo che ci sono varie possibilità perché poi va anche passaparola, talmente, come dire, il servizio, ma anche la metodologia di lavoro è soddisfacente, ma non lo dico io, ma lo hanno detto a chi accede al servizio, che ormai è diventato un passaparola. Infatti, proprio l'altro giorno mi ha contattato un mio utente che mi ha chiesto innanzitutto come stavo, e poi appunto mi ha detto: "Guarda, posso dare il tuo numero di telefono a un mio amico che vuole essere aiutato?" Io, certo, ci mancherebbe, perché ormai è diventato un passaparola. Arrivano persone nuove al servizio che loro sono state raccomandate da altre persone che sono arrivate allo sportello, quindi. Allora, di solito, cara Antonia, succede così quando le persone hanno la percezione di un qualcosa che funziona bene. Si sentono proprio distinto, e questo è vero per ogni cosa, distinto di dire, come ha fatto quella persona con te, posso dare il tuo contatto, perché si sono trovate bene. Questo è un meccanismo che di solito avviene in circostanze appunto positive, dove c'è una riscontranza, cioè dove uno riscontra appunto di aver vissuto un'esperienza positiva, no? Quindi questo è importantissimo. Comunque mi sembra che siano sufficienti tutti i contatti fra i tuoi, dello sportello sono sufficienti, insomma, uno può come vuole veramente contattarvi, e speriamo di cuore che le persone lo facciano, chi ha bisogno veramente lo faccia, perché deve essere prima la persona che deve avere proprio diciamo, la forza, insomma, comunque di contattarvi e di iniziare questo percorso, perché è fondamentale, assolutamente. Poi Poi magari, infatti, dimmi. scusami, c'è chi No. magari contatta, che ne so, la sede del telefono della rete fissa, oppure magari mandano la mail alla mail di ALA, quella generica, no? Però appunto, cioè, i miei colleghi, quando prendono la telefonata, quando prendono la comunicazione via mail, poi mi girano a me, perché ovviamente io sono responsabile, io che gestisco il servizio, quindi dice: "Beh, tu sei l'addetta, quindi ti giro la mail, la telefonata, perché tu sei la persona che conduce il Certo, servizio e quindi sei tu l'addetta." assolutamente. E mi sembra anche giusto, visto che proprio con amore dedichi sempre il tuo tempo a questo. Allora, senti carissima, io ti ringrazio di cuore veramente. Sono e siamo sempre qua per te ogni volta che vuoi. Te lo dico veramente con tutto il cuore. Questo lo dico, come ti dicevo prima, che ci sentivamo anche per tutto quello che tu hai fatto e fai, come attivista, come persona, insomma, veramente hai fatto e fai tantissimo per le persone. E quindi personalmente ti ringrazio veramente di cuore, per tutto quello che fai, e che non è scontato, perché oggi molte persone magari non hanno voglia, non lo so, insomma, dedicano poco tempo agli altri. Così come ci sono tante persone che lo fanno, per carità. Però
però ci tenevo perché appunto tu veramente hai sempre fatto tanto e fai tanto ogni giorno. Ma sai, io ho iniziato 20 anni fa dicendo, e lo dico spesso questo, quello che è venuto a mancare a me lo vorrei darlo alle persone come me. Mi viene la pelle d'oca quando lo dico. E guarda, dici una cosa di grande valore perché è vero, perché solo le persone che magari hanno vissuto una situazione e hanno avvertito quanto mancava e hanno questo gran cuore di volerlo, di fare una missione per la propria vita per gli altri, poi no, arrivano a pensare così, no? Cioè a voler dire ok, faccio questo per gli altri perché quando l'ho vissuto io, ma sicuramente era più Esatto, esatto, esatto. complicato, no? Infatti la mia è una missione. Ma è giusto, e deve essere così, se no, perché solo se è una missione la si vive pienamente, la si fa durare anche una vita, no? Proprio perché la si sente dentro come una cosa propria, no? È fondamentale. E sono anche instancabile, cioè non... Quello ancora di più, guarda. Faccio tantissimo, però appunto non mi stanco mai, cioè non mi piace farlo. Questo vuol dire che ti piace, che hai una grande energia e anche questo probabilmente ti nasce da questa tua appunto passione, chiamiamola così in realtà, da questa tua grande mission che ti sei data sempre, no? Infatti io leggo qua qualche commento, sono tutti grande Antonia, Kula, hai un cuore Antonia, quindi vedi che le persone, ecco brava, perché così appunto le persone, vedi, lo testimoniano e quindi assolutamente. Allora, senti carissima, io dico anche una piccola cosa, invito le persone anche a seguire la nostra pagina, Viva Boy, a mettere mi piace, segui, per un semplice motivo, perché vogliamo fare sempre queste interviste, poi noi abbiamo questo numero speciale che verrà distribuito durante il Gay Pride, dove inseriremo appunto tutto un po' questo discorso del mondo LGBT all'interno della guida, perché appunto... poi verrà distribuita durante il Gay Pride di Milano e quindi mi fa piacere. Queste interviste sono anche dare un valore ancora sempre importante alle tematiche e ce n'è bisogno, ce ne sarà sempre bisogno e quindi bisogna sempre farlo. Quindi ti ringrazio veramente di cuore per questo tempo che ci hai Grazie. dedicato. Spero che possa servire alle persone, assolutamente, e ribadisco ancora un grazie enorme a te. Per tutto quello che fai, che è fondamentale. Okay. Adesso mi imbarazzo, Questo è basta. per te, questo è per te. Grazie. Grazie, rosso come un peperone. Stasera peperoni. Ok, Ti allora ti mando un... abbraccerei, guarda. guarda, anch'io, ma guarda, tantissime volte, credimi. Anzi, sicuramente avremo presto modo anche di conoscerci e mi fa veramente immenso piacere. Allora, mando un saluto a tutti, mando un saluto a te, li rimando alla prossima diretta e mi raccomando, chiunque abbia bisogno, contattate lo sportello trans alla Milano, che è fondamentale, va bene? Ciao carissima, grazie, grazie di cuore. Ciao, a presto, un saluto a tutti.